Mi trovo al Teatro Litta di Milano in compagnia con il cast di Revolutionary Road, lo spettacolo in scena dal 12 al 22 Milano, appunto al Teatro Litta. Ve li presento, gli do il benvenuto. Fabrizio Visconti, il regista. Gentil Sesso, Rossella Rappisarda, una delle due protagoniste, una delle, delle tre protagonisti, scusate. Stefano Annoni, ciao Stefano, benvenuto. E Daniele Gaggianesi. Ciao. Cominciamo, come d'obbligo, con il regista, Fabrizio Visconti. Che cosa sognano, desiderano i protagonisti? Allora, quello che terribilmente sognano è essere speciali, essere delle persone diverse dalla media, e su questa illusione costruiscono di fatto tutta la vicenda del loro rapporto e poi della loro sconfitta sia come coppia che come persona singola. È di fatto la costruzione di una storia che narra la differenza tra l'io sociale, quello che si vuole mostrare al mondo, e l'io personale, che invece è quello che è realmente l'identità dei protagonisti, e in qualche modo la distanza fra questi due estremi è il conflitto che genera poi tutta la vicenda. Preciso, conciso, esauriente, chiaro, grazie mille. Daniele Gaggianesi, uno dei protagonisti, è la routine a stancarli? Questi due personaggi si lamentano moltissimo della noia, la noia li attanaglia. La loro routine non è tanto la routine in sé ad affaticarli, quanto vedere che vite uguali alle loro li circondano, e in tutti i loro vicini questa noia non viene minimamente subita, riguarda solo loro, e questo fatto di essere da soli così ad annoiarsi in un mondo di vite tutte uguali li porterà al collasso. Grazie. Con un look quasi da poeta maledetto passo la parola a Stefano Annoni e gli chiedo se sono personaggi che si ritengono in qualche modo superiori alla mediocrità, che all'ambiente che li circonda. La risposta alla domanda è sicuramente sì, come hanno già anche un po' anticipato i colleghi nelle loro risposte. Effettivamente si sentono superiori, però attenzione, perché la cosa bella di questo testo, a partire da quello di Yates e poi quello di Renato, è che non ce li fa vedere con distacco come due persone che se la tirano, tra virgolette, ma anzi, la cosa grave è che noi ci riconosciamo spesso in questi due personaggi. Chi verrà a vederlo vedrà che queste sensazioni, questi sentimenti che provano April e Frank sono dei sentimenti molto comuni a noi, ed era la sensazione che avevamo anche noi leggendo il testo, ossia ogni pagina ci dava riscontro come un specchio di quello che è la nostra vita. Alle volte ci sentivamo molto vicini ai personaggi, alle volte molto lontani. E allora anche questo sentirsi superiore agli altri, se siamo sinceri, anche noi spesso lo facciamo. Noi soprattutto che facciamo teatro, che quindi ci riteniamo persone che conoscono il mondo, che conoscono la cultura, sappiamo come si muovono le persone. E quindi questo ce li fa sentire vicini. Allo stesso tempo però ce li rende anche un po' antipatici, perché sono due che se la tirano. Insomma, è pieno di sentimenti contrastanti questo testo. Certo. E loro si sentono superiori, e questo li porterà a tentare strade. Poi profondamente in realtà dentro di loro non si sentono superiori, anzi, si sentono probabilmente uguali a tutti gli altri. Grazie. Rossella, in chiusura, dulcis in fundo, il gentil sesso. Quali sono le sconfitte e le vittorie che vengono analizzate in questo spettacolo? Allora, sono tantissime, però cercherò di essere super concisa, come ci ha insegnato il nostro regista. Io direi che la sconfitta è forse l'illusione, tirando un po' le somme di quello che hanno detto i miei amici e colleghi. Quello che vince, paradossalmente, non sono i personaggi che vediamo in scena, forse è, per quanto riguarda me, la sensazione che ho io, è che vince la parola della la libertà, perché se noi fossimo liberi forse di essere davvero noi stessi, ne usciremmo in altro modo rispetto ai personaggi dello spettacolo. Beh, ma questo è un augurio bellissimo con cui chiudere. Io ti ringrazio, vi chiedo un invito corale a vedere Revolutionary Road al Teatro Litta di Milano dal 12 al 22 gennaio. Allora, la telecamera è vostra, il pubblico è vostro. Posso solo disculparmi da una cosa? Sono vestito così perché fra poco c'è la generale, i nostri vestiti sono in di lavanderia, scena. Quindi io sono venuto da casa con un vestito simile. Io non ce l'avevo, quindi. Esatto. Da lì, non dovete, ragazzi, se siete con le prove non dovete giustificarvi di niente. La telecamera è vostra. Allora, come insieme. Partiamo al tre, ognuno dice una cosa. Ok, al tre. 1, 2, 3. Ci vediamo domani sera dal 12 al 22. Non potete mancare, sarà chiaro, meraviglioso. Vi aspettiamo qui al Teatro Litta. Grazie a tutti.